Il regolamento è specifica prerogativa del consiglio municipale che è l'organo sovrano, per cui se uno dovesse reagire alle affermazioni non può essere attribuito al presidente della giunta la mancanza, perché è prerogativa del consiglio che è stato sancito apposta come funzione specifica, cosa condivisa da noi, perché vabbè, non è colpa del ragazzo, non è colpa del ragazzo, sono vent'anni che sono andato a fare questo, ma è colpa del ragazzo. Con la massima pubblicità degli atti. Allora, volevo solo dire una cosa di carattere metodologico, naturalmente in questa commissione per i lavori cerchiamo di non parlare proprio una cosa tecnica uno sopra l'altro, altrimenti anche per la compilazione del verbale potrebbero sorgere... Comunque dopo io lo rileggo sì, in qualsiasi cosa. Questo è chiaro, però voglio dire almeno così non sorgono problemi. C'è un ordine di iscrizione diciamo a parlare, quindi adesso la consigliera Sicali, c'è Andrea e poi Terranova. Prego. Mi sono permessa di sovrappormi a... No, non ero richiamo, secondo me ci mancherebbe, era solo per tutti. Sarebbe anche utile il mio intervento, visto che sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il consigliere Motoni, e che tendenzialmente potremmo fare una cosa, che nelle commissioni di garanzia, controllo e trasparenza, che si occuperanno specificatamente del regolamento, potremmo invitare i capigruppi che mancano. Almeno così non facciamo doppioni e non perdiamo tempo. Penso che sarebbe un'ottimizzazione del tempo, del nostro tempo. Come diceva il presidente del consiglio, anche eventualmente presidente del consiglio. Sì, volevo dire insomma che però, se siamo tutti d'accordo e se è d'accordo il presidente della commissione, potrebbe quando. C'è all'ordine del giorno la discussione su assolutamente d'accordo, anche perché invitiamo il presidente del consiglio naturalmente e poi invitiamo anche Stefano Oddo, comunque io ricopro anche il ruolo diciamo di vice capogruppo del PDL, quindi voglio dire anche certo. In un certo senso questo anche è certo. Risolto dal punto di vista della partecipazione dei vari gruppi. Però, quindi essendo il presidente della commissione magari è più difficile. Non ho nominato il presidente del consiglio perché credo, se non mi ricordo male, che faccia parte oggi commissione. Non poteva venire. Esatto. Montanari? Sì. Io volevo proporre, anche per dare un taglio un pochino operativo, perché poi i regolamenti. Non si sono fatti in un sacco di anni, dunque temo che si rischia che perdiamo parecchio tempo. Visto che abbiamo autorizzato le riprese oggi, perché non decidiamo già da oggi o dalla prossima seduta, per esempio, di mettere online l'ordine del giorno e le date delle commissioni sul sito, cioè renderlo immediatamente operativo da adesso, cioè decidiamolo adesso che autorizziamo le riprese, così in maniera tale che quando andremo a fare il regolamento ci siamo già avvantaggiati con alcuni pezzi di cose che volevamo mettere nel regolamento, perché se autorizziamo le riprese e poi però cioè, meglio che lo formalizziamo, se siamo tutti d'accordo. Allora, se noi rischiamo di entrare nel discorso che dobbiamo fare questo regolamento, come diceva anche il collega Motoni, che servirà il tempo che servirà per fare un regolamento fatto bene, giustamente, non è stato fatto per anni, però il mio timore è quello che magari alcune cose le potremmo fare già da adesso o dalla prossima seduta, tipo che cosa? Autorizzare le riprese per chi vuole venire a fare le riprese, visto che l'abbiamo fatto, dunque formalizziamo una cosa che abbiamo dato il benestare a tutti, mettiamo gli ordini del giorno delle commissioni e dei consigli sul sito con i relativi verbali, preservando ovviamente i dati sensibili, ovviamente tutto quello che deve tutelare l'amministrazione, cioè siccome ci siamo detti, credo insomma tutti d'accordo, alcune cose facciamole subito e poi le metteremo nel regolamento, se no rischiamo e magari passa un anno e mezzo per fare...
Non so, il tempo ce lo potremmo anche dare. Comunque, se sapete che Vittorio Molieri ne parlava con la Casiletti e mi diceva che appunto c'è stato sorto questo problema sulla pubblicazione del sito online, eccetera, che momentaneamente col fatto che agosto lì alla, cioè il signore che si occupa sarà tutti in ferie. No, vabbè, ma nel senso altro non si è fatto fino ad oggi, si fa settembre, sì, fa ottobre, però nel senso andiamo a magari renderlo operativo, insomma, nel senso che anziché aspettare che lo dobbiamo mettere nel regolamento, cioè facciamolo subito, alcune cose si possono fare subito, facciamolo subito. Io credo che punto di vista prima di passare la parola al consigliere Terranova. Aspetti, però io non ho capito che il consigliere Montanari voleva proporre di decidere già da ora. Da ora, dalla prossima seduta, di rendere operativo alcune cose che si possono fare immediatamente, tipo due punti. Ordine del giorno, le date delle commissioni sul sito internet del municipio. Verbali delle commissioni preservando i dati sensibili. In maniera tale da poter poi trovarci pronti ed integrarlo nel regolamento che faremo. Iniziale ha chiesto ai vicepresidenti di coadiuvarlo sull'attività, proprio perché stiamo parlando di regolamento, ma anche in ottica di gestire la trasparenza, tra poi le garanzie che questa commissione deve, diciamo, avere come punto di riferimento. Vorrei presentare una lettera di indirizzo che contiene alcuni riferimenti normativi. La lettera è prende come spunto l'articolo 97 della Costituzione, attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, e fa riferimento al decreto legislativo 33/2013 relativamente alla trasparenza, riportandone alcuni principi. Allora, io credo che questa lettera, che chiaramente lascio ai consiglieri, che chiedo di essere, che venga allegato al verbale, e leggo appunto la frase finale, cioè si richiede formalmente al Presidente della Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza di porre all'ordine del giorno della prima riunione di Commissione utile la discussione di questa lettera di indirizzo e di allegato al verbale della riunione della suddetta Commissione del 6 agosto 2013. È ovvio che, essendo presentata oggi, non vi chiedo di poterla discutere, ma chiedo che venga allegata, la protocolliamo, che venga allegata al verbale e che venga fornita una copia a tutti i partecipanti per poterla, sì, se la posso fornire anche in formato elettronico, se lo preferisce. Va bene, ok. Scusa. Tanto per dire che il decreto legislativo 33/2013, che è stato emanato ad aprile dal precedente governo, dal governo Monti, essendo un decreto legislativo e legge in quanto proveniente da legge delega, sancisce quali sono i criteri che una amministrazione deve adottare per essere considerata, per essere rispondente alla legge. Ne dico semplicemente uno, appunto, che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Già questa frase dice che sancisce che tutto ciò che avviene all'interno di questi uffici, intesi sia come organi politici come organi amministrativi, deve essere assolutamente disponibile e accessibile ai cittadini senza nessun particolare motivo di interesse. Vuol dire che ogni cittadino deve essere messo a conoscenza di tutto ciò che avviene dal punto di vista amministrativo e politico all'interno di questi uffici. Ve la lascio, ovviamente è disponibile su internet il testo integrale del decreto legislativo, esiste anche in allegato, così vi spiego un attimo il documento che trovate, la forma che deve avere una sezione del sito istituzionale per essere considerato a norma di legge dal punto di vista della trasparenza. È l'allegato A, che stabilisce proprio le sezioni con il richiamo agli articoli del decreto legislativo
e dei singoli contenuti che ogni sezione e sottosezione deve avere in termini di fornitura delle informazioni al pubblico, cioè quindi a tutti i cittadini. Quindi questa qui la lascio in allegato. La consiglia alla commissione. Se il presidente la vuole vedere, prima del. In ogni caso ritengo che non ci sia nessun problema, al di là che poi naturalmente la vediamo e la sarà cura della segreteria naturalmente scansionarla e inviarla a tutti quanti, la vedrò dopo con interesse naturalmente, però non c'è intanto immediatamente nessun problema per farla mettere qui all'atto della commissione, della commissione di oggi, quindi poi dopo naturalmente sarà oggetto di ulteriore verifica da parte di tutti noi. E su questo ringrazio il vicepresidente Terranova per questo ulteriore passo in avanti, naturalmente verso, mi sembra di poter dire, quello che tutti noi stiamo perseguendo in questa commissione, perché anche mi sono trovato perfettamente d'accordo anche con l'intervento del consigliere Modoni quando diceva che non solo questa commissione deve diventare una commissione, una casa di cristallo, ma tutti gli atti, e questo mi richiamo naturalmente anche all'ultimo intervento del vicepresidente Terranova, gli atti devono essere a disposizione, perché non solo ovviamente questa commissione, ma tutta l'amministrazione deve naturalmente poter essere chiara e lineare nei suoi comportamenti, e deve poter, qualsiasi cittadino può, deve rendersi conto degli atti che vengono portati avanti. Colgo l'occasione anche comunque per ringraziare, perché in questa prima commissione abbiamo anche degli spettatori, credo che forse sia la prima commissione dove c'è anche un pubblico che tra le altre cose, proprio nell'ottica della trasparenza, prima si veniva a ricordare la possibilità dello streaming e tante altre possibilità, la commissione si è trovata concorde naturalmente nell'accettare questo tipo di disponibilità. Quindi detto questo passo la parola a Corinti, poi me l'ha chiesto di nuovo Colabello, Modoni e Miglioni. Sì, no, rapidamente. Volevo un attimo, perché giustamente Milioni sottolineava una questione, questo regolamento era competenza, insomma, la stesura di questo regolamento è di competenza del Consiglio Municipale, che in quanto, insomma, volevo un attimo specificare perché poi alla fine non si è arrivata, essendo io all'approvazione di questa, essendo io poi consigliere della passata amministrazione. Venne formato allora, insomma, una commissione ad hoc proprio per il regolamento, per l'elaborazione del regolamento, che aveva una scadenza temporale ovviamente. La commissione lavorò con un annetto, con meno, insomma, anche forse di meno, qualcosetta di meno, e elaborò appunto una prima bozza. Cosa successe? Che poi successivamente questa bozza venne, si arenò, per quale motivo? Forse anche perché, anche con il nostro atteggiamento allora della maggioranza, che puntava, a differenza di quanto ho sentito dire, all'unanimità, nel senso che allora si riteneva che, insomma, credo che sia una questione che lo pensiamo tutti, essendo le regole, diciamo così, tra virgolette, del gioco, le regole del gioco debbano essere concordate da tutti quanti, il più possibile da tutti quanti, quindi se non addirittura fino all'unanimità. Questo forse ci ha creato un qualche problema, e quindi ovviamente era giusto che tutti fossero d'accordo su queste regole del gioco. Questo ha determinato che fuori dalla commissione trasparenza, fuori dalla commissione regolamento, allora poi ci fosse, e questo lo dimostra, insomma, se poi vedete capite, insomma, i vari articoli, una serie di aggiunte, di modifiche, di chi ovviamente era magari rappresentante in commissione regolamento, come anche le altre commissioni trasparenza e capigruppo, poi arrivò invece con ulteriori pacchetti di modifiche, e questo fece un ulteriore dibattito, e di fatto non generò, ovviamente, forse ci siamo capiti chi, insomma, generò, insomma, veramente. Vabbè, senza fare nome e cognome, insomma, generò ovviamente un rallentamento. Io quindi, ho rimandato al fascicolo che c'è. E si arenò la discussione. Questo anche lo dico perché giustamente da un certo punto di vista il consigliere Modoni diceva attenzione a evitare, non è detto che ci debba essere unanimità. Ripeto, il nostro errore fu allora cercare a tutti i costi l'unanimità, per il motivo che ho finanche poco fa detto,
Però ecco, ovviamente questo comunque sottolinea il fatto che sono le regole del gioco, tra virgolette, del nostro gioco, diciamo, tra virgolette, del municipio. Noi cerchiamo ovviamente il più possibile di ottenere la più ampia, ovviamente, adesione a questa, a questo regolamento, che poi non a questa bozza, perché ripeto, questa è una bozza, poi è facoltà di tutti ovviamente apportare ulteriori modifiche, è una bozza aperta, libera, ci mancherebbe, insomma, non ci deve essere per forza di cose, su questo sono d'accordo con il consigliere Motori, ripeto, memori dell'esperienza, insomma, che si ebbe l'unanimità, però ovviamente, ripeto, attenzione, perché queste sono sempre le regole del gioco, quindi vanno concordate il più ampiamente possibile. Sulla scia, poi viene passata la parola di nuovo a Colabello, ringraziamo anche il consigliere Corinti perché chiaramente ci ha ricostruito anche quello che potrebbe essere magari uno scoglio, una problematica sulla quale magari poi potrebbero sorgere appunto ritardi. Io vorrei fare però anche un invito, diciamo che è ovvio che è stato fatto un tentativo sicuramente nella scorsa legislatura, però quello del mio invito è anche questo, ora noi siamo in una nuova legislatura, quindi per carità, prendiamo atto di un lavoro che è ovviamente è stato svolto in maniera, come ho sottolineato prima, bipartisan nella precedente, però guardiamo un pochino avanti cercando naturalmente di, anche di non polemizzare particolarmente con quello che è stato il passato. Il mio invito è quello a tutti quanti ovviamente di essere costruttivi e di andare a vedere poi nello specifico quelle che possono essere quelle norme dove magari ci può essere più o meno discussione, e chiaramente poi potremmo individuare anche uno strumento eventualmente di maggioranza qualificata per vedere, perché qualora non si raggiungesse magari l'unanimità, ovviamente come anche potrebbe essere probabile, bisognerà entrare poi dopo nel merito, perché se la discussione è, porto un esempio anche banale, se la discussione è se parlare 3 o 4 minuti ciascuno, per esempio, mi sembra un problema veramente superabile, ovviamente no, credo, siamo tutti d'accordo. Diverse chiaramente sono le motivazioni, i principi di fondo. Colabello. Cercheremo di essere laici. No, vabbè, volevo chiedere una cosa, ma l'ho già trovato questo documento. Rispetto a quello che diceva Montanari, sulla pubblicazione sul sito dei verbali e degli atti, sono all'interno delle mie programmatiche che ci si sta già lavorando. C'è un problema appunto di coordinamento con gli uffici che per loro stessa missione non sono abituati a farlo in modo completo o comunque con la frequenza che riteniamo necessaria, quindi anche guardavo poi anche nello stralcio, nell'ottimo stralcio del Deputato Terranova, si richiama anche questa necessità di pubblicazione totale. Sì, ci sono anche i curricula, i compensi, insomma, ci sono tante altre cose. È già nelle mie programmatiche e la maggioranza ci sta lavorando in modo molto assiduo, è uno dei primi punti su cui si sta lavorando, quindi la Commissione può sicuramente fare un ulteriore atto di invito, però è già in linea. Sulla questione dello streaming, io poi chiedo perdono, sono arrivato un po' di ritardo, sempre però che andremo un altro strumento di comunicazione e trasparenza, però interno nostro. Ne avevamo già accennato nella capigruppo, se non ricordo male, sono d'accordo sul fatto di accettare, e soprattutto che la Commissione di trasparenza inviti tutte le commissioni, il Presidente del Consiglio, a accettare tutte le richieste di trasmissione. E discuterei poi nell'ambito regolamentare la regola, diciamo, generale, perché poi anche lì bisognerà vedere, perché già se ne accennava in capigruppo, no? Se fare una regola assoluta per cui chiunque può riprendere, oppure comunque mantenere il fatto che sempre il Presidente del Consiglio può valutare se eventualmente in alcuni casi se non è... Scusa solo se ti interrompo, infatti all'inizio anche di questa seduta si era valutato naturalmente il fatto, per esempio, prima lo dico così perché come dici te sicuramente questo fatto ovviamente sarà oggetto di discussione non solo di questa commissione ma anche eventualmente giustamente della commissione capigruppo, si era anche valutato di decidere anche eventualmente per esempio di volta in volta per quanto concerneva le riprese chiaramente. Però voglio dire, siccome appunto è la prima riunione della commissione, credo che noi abbiamo dato un ottimo segnale come prima commissione sotto gli aspetti sottolineati da ciascuno di voi, e poi chiaramente porteremo avanti questo discorso. E per sottolineare anche l'altra cosa che dicevi tu, chiaramente noi tutti questi obiettivi li dobbiamo assolutamente perseguire in piena collaborazione
con il personale e la segreteria, perché chiaramente credo che siamo tutti concordi nel dire che dobbiamo anche non tutelare, però permettere chiaramente un'organizzazione interna e una messa a regime chiaramente interna che richiede alcuni tempi necessari per poter ottenere chiaramente quello che ci siamo previsti. E ovviamente in questo senso, come diceva anche Colabello, questa commissione sarà da stimolo e farà da invito, tenendo però presente sempre ovviamente compatibilmente anche le necessità ovviamente del personale e della segreteria che è a nostra disposizione, non solo nostra ma ovviamente di tutti. Sì, no, sono in addenda così concludo, quindi massima diciamo, apertura alle riprese, alla trasparenza, e volevo solo aggiungere una cosa che accennavamo già in capigruppo, poi comunque sarebbe ideale, visto che fa parte anche delle programmatiche, proprio sullo streaming, poi valutare la possibilità di trovare poi un canale ufficiale del municipio tramite quale benvengono le iniziative di tutti i cittadini, partiti politici, eccetera, eccetera, ma l'optimum, cioè l'obiettivo da raggiungere sarebbe poi una trasmissione istituzionale. Assolutamente, su questo non c'è, è ovvio che questo comporta un'organizzazione, cioè, tale, che lo stiamo dicendo, però ha dei costi, esatto, dobbiamo capire anche i costi per immaginare uno streaming. Nel frattempo, ma c'è massima apertura a tutte le iniziative. Modoni. Aspetto che finisca di verbalizzare. Allora, per la verbalizzazione arrivo subito al punto e poi lo illustro. Chiedo che alla prossima riunione della Commissione partecipino il dirigente del personale della Commissione Obiettivo per il personale. Chiede che alla prossima riunione vengano invitate a partecipare la PO del personale. E chi si occupa dell'aspetto informatico dell'interno del municipio, penso che sia Giancarlo, Angioni. E il sito è Pieracci. No, è Pieracci però che si occupa. Angioni, allora Angioni si occupa diciamo dei problemi tecnici, mentre proprio chi si occupa delle applicazioni online, delle cose che hanno Pieracci. Allora, perché tutto quello che noi ci stiamo dicendo si basa su un principio, la verifica di alcune condizioni di fattibilità, sia nei confronti dell'impegno del personale che verrà richiesto, sia per quanto riguarda la possibilità pratica tecnica, al di là delle possibilità esterne di usufruire di trasmissioni streaming o emissioni su Facebook, eccetera, bisogna sapere poi che cosa effettivamente è possibile fare, quindi per intervenire anche in quel settore lì. Quindi chiedo che partecipino alla prossima riunione di questa regione che ci illustrino le potenzialità del municipio. Questo è infatti tra le altre cose anche sulla potenzialità, le potenzialità sono attive e passive. No, anche sulla scia delle altre commissioni che erano già state convocate, che hanno invitato e stanno tuttora invitando i dirigenti di riferimento, chiaramente questa mi sembra un'ottima idea sulla quale concordo assolutamente, in maniera anche di capire effettivamente. Quali possono essere obiettivamente le nostre possibilità e quali difficoltà per poi realizzare appunto le cose che ci stiamo dicendo in questa commissione ovviamente. Milioni. Ecco, ti volevo precisare una cosa, per quanto è a mia conoscenza del decreto legislativo 33. Allora, il municipio tra le varie cose deve indicare un responsabile della trasparenza che per quanto mi risulta debba essere direttore. Disciplina molte materie, soprattutto i lavori pubblici. Io ho già chiesto al responsabile tecnico se posso arrivare indicazioni dal centro, perché al di là della nostra volontà di informare i cittadini. Poi c'è stato. Lì non è riportato che non volevamo andare una parte, però diventava portavamo il periodo legislativo. Allora, c'è un'amministrazione che deve adeguare i propri comportamenti e il proprio modo di agire rispetto a quel decreto, che fa obbligo all'amministrazione di dotarsi di un responsabile ed altro. Per cui in base a questa questione, al di là dell'aspetto specifico, però se vuoi residuale e minimale della vostra volontà da dare subito segnali importanti della trasparenza dell'amministrazione, a mio avviso un ragionamento complessivo e articolato va fatto con il direttore, che a mio avviso
salvo sorprese, debba essere il responsabile. Quale responsabile poi è il direttore che deve emanare su direttive del casomai politica del presidente agli amministratori come il sito deve rispondere tutto, perché sennò andiamo dalla coda e non vorrei che poi questi dicono sì, vabbè, ma a me vuole il direttore come fa. Per cui io credo che se vogliamo fare un primo incontro, non dico interlocutorio, ma per vedere appunto il decreto, spero da farlo da qui tanto tempo in modo che poi uno se lo possa anche leggere, perché è abbastanza lungo. Vabbè, mica riguarda tutto noi, almeno riguardasse, almeno riguardasse le pagine che ci riguardano, in modo che ci arriviamo in modo articolato. Perché se io me la faccio vedere. No, mica tutte, sono un po'. No, parte, è già pronta. È già pronta. Che mi sono perso? No, niente sulla. No, dico, parte riguarda noi, però visto che riguarda noi come amministrazione, non come politica, è importante che ci sia il direttore in modo che insieme concordiamo il da farsi tenendo conto delle, poi della ciccia, cioè tenendo conto del, su quante persone si possa effettivamente contare per far diventare il tutto trasparente, il tutto visibile, perché poi insomma le grandi idee passano pure attraverso le opportunità che dà l'amministrazione col proprio personale. Per cui sono d'accordo, applicato, già l'ho citato ieri, nel 33, quando proprio alla, io, alla consigliera Ioli faceva riferimento, ho detto guarda che credo, diamoci una calmata, perché quello che dovremmo fare per la trasparenza lo decide il decreto, che credo che sia, almeno nei termini che ho letto io, mi sembra che sia molto perentorio, insomma, sull'obbligo ormai dell'amministrazione di dotarsi di alcuni strumenti, per cui ho detto ferma la volontà di ognuno su Facebook, interloquire così lo fa come gli pare con i propri elettori. Ti ricordi ieri quando abbiamo parlato di chi vuole ascoltare, però poi dico c'è un'amministrazione che è altro, delle nostre volontà, che deve rapportarsi con i cittadini così come prevedono le leggi dello Stato, e il decreto 33 è oggi legge dello Stato e va rispettato. Io mi fanno, la luce di questo ci sta tirando il consigliere Miglioni, potremmo invitare anche proprio il direttore a questa riunione in maniera tale che ascoltiamo chiaramente quello che è anche il parere poi ovviamente del direttore e ci confrontiamo come abbiamo deciso anche su quelle che sono le potenzialità effettive poi del municipio rispetto al dotarsi degli strumenti dei quali parlavamo. Sento, non so se stavo detto, mi sembra che dal centro non siano ancora arrivate indicazioni interpretative, che loro aspettano sempre, no? Nei municipi aspettano sempre. Ma sul territorio c'è completamente poco da interpretare, non lo chiaro il decreto, sto qui da un po' di tempo, sempre ma dal centro dico. Ma se dovessero fare problemi dal centro, noi faremmo in modo che il centro venga sollecitato, insomma, in qualche modo, anche dal centro stesso, no? Come diceva anche il consigliere Terranova, appunto la commissione è una commissione di stimolo e di indirizzo verso queste tematiche, quindi nulla osta che qualora ci fossero eventuali ritardi possiamo anche svolgere questa funzione chiaramente quantomeno di, ovviamente di indirizzo e di stimolo verso le tematiche. Se non ci sono altri interventi io chiuderei la commissione dicendo informalmente, poi naturalmente arriverà la convocazione, che ci ritroviamo poi da calendario a settembre, il primo martedì. Quindi la riunione quindi la fa a settembre, questa qui no? Ha detto prossima commissione, quindi è... Sì, la prossima commissione sarà a settembre. La convocazione la facciamo da adesso, aspettiamo a settembre per stabilire, perché io non so quando riprende i lavori. La convocazione adesso ci possiamo fermare, la mettiamo in ordine del giorno. Quindi non sarà il primo martedì dopo la se la devo fare adesso, quindi la lascio fare. Saltiamo la per... Dopo vediamo un attimo calendario alla mano. Prima settimana tra 25 e 30 mandiamo. Esatto, tra il 25 e 30 mandiamo la convocazione. Un'ultima cosa, una nota di parlato prima con il presidente Barletta, che ha a disposizione una copia integrale di tutti gli atti della precedente consigliatura, si è messa a disposizione nel suo ufficio. Ho chiesto che non fossero portati via dal suo ufficio, perché sembra che abbiamo un po' di difficoltà, visto che il sito non sono stati caricati, a reperire eventualmente insomma, tutto ciò che è stato fatto per tutte quelle attività ovviamente che sono ancora in essere, perché l'amministrazione politica ha un suo ciclo di vita, ma la vita amministrativa di un municipio no, quindi eventualmente se fosse necessario per la cultura storica riattingere ad atti precedenti, ho chiesto al presidente Barletta di non mandare via dalla
le copie che poi in realtà erano. Le cose più importanti però non interessano, anche quelle meno importanti. No, quelle che ci vincono, cioè nel senso che poi gli altri quelli che ci vincono da denaro. No, ma le condizioni una copia rimane lì e occupa un po' di spazio. Il presidente avrà tirato di questa commissione, che non siano proprietari e anche gli altri.